buonasera. Ma Ella, che puntata è? Ma sai che non me lo ricordo, però mi ricordo che tu hai vinto la seconda. Ci vediamo in finale. Allora, la rivediamo in finale, ma prima dobbiamo goderci la quarta puntata del Banana Quiz. Benvenuti. Benvenuti. Eccoci qua con la prima concorrente del Banana Quiz di questa sera. Buonasera e benvenuta. Ciao. Come ti chiami? Florence. Di dove sei? Tortona. Quanti anni hai? 16. Allora, hai deciso di partecipare a Banana Quiz perché? Così, per divertimento. Ok, vediamo se ci divertiamo. Da quante componenti è formato il gruppo delle Spice Girls? Via. 4. La risposta corretta è... Perché 4? Perché mi sembra che siano 4. Erano 5. Erano 5. Sono state 4 per un po', ma in realtà sono 5. Con quali regioni italiane confina la Corsica? Via. Non ne ho idea. Non ne ho idea. 5 secondi. Allora, il tempo è scaduto. Aspetta, la Corsica dov'è? Dove la collochiamo sulla cartina geografica? Che scuola fai? Linguistico. Ok, fate geografia? No. Però le medie l'hai fatta? Più o meno. L'hai fatta, però tu non la studiavi. Quindi dove collochiamo la Corsica? Boh. Mai sentita nominare? Sì, però è tipo... non è... Cioè... Sta pensando, cioè, ci vuole un po' di tempo. Sto pensando, però non credo sia giusta la mia risposta, quindi no. No, ok, è un'isola della Francia. Ok. Che si trova a nord della Sardegna. Sì. A sud, a sud della Liguria, e non confina con nessuna regione perché è un'isola. Sì. Come si traduce Venere in inglese? Via. Venere, Venus. Allora, lei mi ha detto Venus. E la risposta corretta è, guarda, la faccio leggere a te. Sì. È Venus! Oh, Venus, bravissima! Come si chiama l'attuale sindaco della città di Genova? Via. Dico quello che ha detto... 5 secondi. Dai! Veda un po' lei, non lo so. Veda un po' lei. Marco... Bucci. Marco Bucci è il sindaco di Genova. E quindi mi caschi sul sindaco di Genova, mi dispiace. Niente. Però ti sei divertita. Sì, tantissimo. Okay. Ascolta, vuoi salutare qualcuno? Ciao Elsa, ti voglio bene. Mua. Ciao, grazie mille. Siamo con Lucrezia. Ciao Lucrezia. Allora, non sei sola, accompagnata da Loredana. Loredana dal capello blu come Loredana Bertè. Sono bellissimi, io li amo. Sì, sì, mi piacciono moltissimo. Tu cosa ne pensi? No, gli devono piacere perché sennò... Ciao. Sennò? Sennò ciao. Io volevo provare a fare la parrucchiera, però mi ha negato la, la possibilità di provare a fare la parrucchiera, quindi... Ah, ok. Vabbè, ma se dovessi dare un giudizio sul suo taglio di capelli? Li preferivo marroni. Va bene. Questa cosa ti ha distrutto? No, non tantissimo. Sì, l'ha distrutta. Ah, tu dici che l'ha distrutta? Sì. Vabbè, non siamo qua per parlare di capelli, insomma. Da dove vieni e quanti anni hai? Corvino, 16. Corvino San Quirico. Oh, che bello. Solo della montagna. Sul cucuzzolo della montagna, va bene. E tu anche? No, io da Casteggio. Ah, tu da Casteggio, ok. Non abito in posti. Cosa vuol dire non abito? Posti sperduti. No, oggi dove abito, quindi nel senso lo trattano un po' come... Stava insultando il luogo da cui arrivo. No, non è vero. Okay. No, però ammetto che è proprio brutto. Ah, ok, boh, se lo ammetto anche lei che ci abita. Come si chiama l'attuale sindaco di Roma? Via. 5 Raggi. Il nome? Vittoria. Vittoria, certo, Vittoria Raggi. Meno male che il cognome basta. Raggi Virginia, va benissimo, brava, brava, dai. Quale figura retorica consiste nell'accostamento di due termini di senso contrario o comunque in forte antitesi tra loro? E lei cosa? 5 secondi. Banana. Ma mi ha giocato la banana su una cosa così semplice e banale. So. Che scuola fai? Alberghiero. Ah, allora ho capito. No, è ovviamente un ossimoro. No, ce l'avevo lì, ma... In quale paese si trova la città di Kabul? Via. No, dai. 5 secondi. Mosca. Cosa? Sì,
ti ho detto che la Croazia è Francia, quindi... Cosa hai fatto? E niente, un giorno mi stavano interrogando, gli ho detto che la Croazia era in Francia, però... La Croazia è in Francia? La Croazia è in Francia. No ragazzi, vabbè, non ho parole. La Croazia è un'isola della Francia. E allora avevo ragione. Eh sì, e la prof ha detto di no. Ma non lo so. No, c'è un po' di confusione secondo me questa sera. L'alberghiero. È l'alberghiero. Ma cosa vi insegnano l'alberghiero? Che la Croazia non è in Francia e che Kabul è a Mosca. In Grecia. Va bene. Allora, Kabul intanto è una città. Mosca cos'è? Scusa. Fai qualcosa. Io non faccio pena in geografia. Ho capito ragazzi. Ma Mosca, che cos'è Mosca? Una città. Capitale della... No, ragazzi, ma non ho parole, della Russia. E comunque Kabul è in Afghanistan. Ma sì, era lì. In che anno è stato pubblicato l'ultimo album di Avril Lavigne? Via. Di un anno. 2016. Chi è Avril Lavigne? Non lo so. Ma non sapete niente! No, sì, non l'hai mai sentita nominare! Ma sì, ma non so chi è! Cosa fa di lavoro? Non lo so. Canta! Dimmi una canzone di Avril Lavigne, cantamela! Non la sanno, era il 2013, un po' di anni che non fa dischi. Diglielo tu, è stata... Non sanno manco questo, è stata eliminata! Non ho parole, guardate, rimarrete nella storia del Banana Quiz. Ci tenevo a partecipare per questo, in effetti. Vedi, l'importante è lasciare una traccia. Beh, però la prima l'ho fatta giusta. Ma è sempre una traccia. D'ignoranza, ma è sempre una traccia, esatto. Ragazze, volete salutare qualcuno di cuore? Sì, i miei professori che mi hanno sempre sostenuta che la Croazia non è in Francia. Ecco, e io li ringrazio perché ci avete regalato questo po' di concorrente. Tu vuoi salutare qualcuno? No, preferisci far finta di niente. Va bene, saluto io voi. È stato un piacere. Piacere nostro. Ciao, grazie mille. Questa sera devo dire all'insegna del Girl Power c'è un'altra ragazza. Come ti chiami? Matilde. Ciao Matilde, sei accompagnata da? Martina. Ok, da dove vieni? Voghera. Quanti anni hai? 16. Perché mi hai detto io troverò sicuramente la scimmia? Perché io e la fortuna siamo... Da cosa l'hai capito questo? Dalla vita in generale. Ma non dire così, sei fidanzata? No. La sei stata? Sì. Ok, è già qualcosa. Allora, cominciamo con la prima domanda, vai. Nel primo semestre 2018, qual è stato il singolo più venduto in Italia di un artista italiano? Via. Non lo so. 5 secondi. Usa la banana sulla domanda musicale. La risposta è Cupido di Sfera Ebbasta featuring Quavo. La conosci? Sì. Ma che fa? No, non la canto. Tu sì però. No, non vogliono cantarla, niente. Peccato, però sicura che non vuoi? Sì, no, non la canto. Anche se ti dico che ti do un bonus se la canti. Non la faccio. Non la fa, niente, ho provato a convincerla ma non c'è stato modo, va bene. Quanti denti ha un uomo adulto? Via. 32. Lei mi ha risposto in brevissimo tempo che un uomo adulto ha 32 denti. Te li sei mai contati? No. Perché lo sai allora? Perché non lo so, non li ho mai contati, ma lo so, cioè credo sia giusto. Sei nata con questa nozione. Sono nata con 32 denti io. Sei nata con 32 denti, ma sai che sono proprio 32? Perfetto. Brava! Quale cantante italiana non andrebbe al mare o in qualunque posto perché c'è troppa gente ad agosto? Oh, te spero. Loredana Bertè. Mi confondo. Credo sia Loredana Bertè. Perché mi dici Loredana Bertè? La canzone, no? Quale canzone? No, non la canto, però. Non me la vuole cantare? No. Questa sera non ti dico, no. È Loredana Bertè, bravissima! Nella prossima stagione televisiva, Maria De Filippi condurrà 3 programmi televisivi. Quali? Uomini e donne. C'è posta per te. E. No. E dai! E è scaduto talent. No. Vabbè, è scaduto il tempo. Era tu sì che Vales. E c'era anche No, te sgotamente no. Era tu sì che Vales.
Lo sapevo. Era Tussique Valens, ma avremmo accettato anche Amici volendo, perché in realtà Tussique Valens lei è giudice, è condotto da Belen Rodriguez, invece Amici è proprio la conduttrice. Per cui avresti comunque sbagliato. Mi dispiace, ma era scaduto il tempo. In che anno venne dismesso il famoso client Windows Live Messenger? Via. Non so neanche chi sia, non lo so. Nel 2002. Nel 2002 mi sa che neanche esisteva questa cosa. Chi siano? Di che anno sei tu? 2002. Ah, sei del 2002, ok. Quindi nel 2012 avevi 10 anni. Sì. E non chattavi su internet. No. È stata praticamente l'inizio delle chat, fondamentalmente. Windows Live Messenger era il predecessore di WhatsApp e si usava tramite computer. No, non sapevo. Sì, era il 2012 quando decisero di bloccare il servizio e io blocco la tua gara. Peccato. Mi dispiace. Come? Sì, due, insomma. Sa con... Di lei comunque. Per due domande. Sì. Contenti di poco? Sì. Insomma, vabbè. Pute? Sì, io sì. Tutte? No, no, non è vero, no. Adesso giochi tu. Vabbè, non vuole giocare. Va bene, vuoi dedicare a qualcuno questa tua partecipazione? Alla mia professoressa Sanga. Sanga, ok, di? Di italiano, storia, con cui ho il debito tra qualche giorno. Debito? Grazie, davvero, complimenti. Grazie. Insomma, una puntata 100% femminile per adesso, perché si aggiunge alle concorrenti di questa sera? Alice. Ciao Alice, di dove sei? Rivanazzano. Rivanazzano, quanti anni hai? 16. Accompagnata da? Michela. Perché qua con te Michela? Perché è più ignorante di me. Ah, ok, quindi volete provare a sommare le due ignoranze? Sì. E vedere? Quanto siamo ignoranti. Ah, ok, cioè volete verificare la vostra ignoranza. Sì, ovvio. Ah, ho capito, vedi, ok. Chi interpreta il brano La danza dell'ambulanza? Via. Laura Pausini. Laura Pausini, perché secondo questa ragazza, secondo Alice, Laura Pausini può cantare una canzone che si intitola La danza dell'ambulanza. Sì. Sì, continua, imperterrita a dire, certo che Laura Pausini. No, Young Signorino. E chi è? Non lo sai, davvero, quello che canta Ah, capito, vabbè, non lo conosce, forse meglio così. Hai perso una... Mela, banana. Una mela? Una mela? Ha perso una mela? Vabbè. Come si dice scarpe in inglese? Shoes. No. Eh? Shoes. Come sta lontana, tipo così, no? Si vuole proteggere. Shoes? Sì. Secondo te? Sì. È shoes, brava. Qual è la vetta più alta dell'Africa? L'Everest, il K2. Ma Monte Bianco in Africa? L'Everest in Africa, ragazzi, ma io voglio andare via questa sera, mi rifiuto. Non è l'Everest. Ma allora, il Monte Bianco in Africa? Ma come, cosa fate a scuola? Il Monte Bianco. Chi? Che scuola fai? Il Galilei. Tutti ai Galilei? Ma cosa fate ai Galilei? Cosa fate a questo Galilei? E chi li mangiaro? In quale paese africano? Ancora l'Africa. Cosa? Posso cambiare paese, l'Africa sempre. Mi dispiace. In quale paese africano si trova la città di Marrakesh? Egitto. Bello, perché mi ha guardato. Egitto. Ma è ovvio. È ovvio che Marrakesh sia in Egitto, perché se Marrakesh è in Egitto, il Cairo è? In Africa, beh, certo. Allora, il Cairo è in Egitto, Marrakesh è in Marocco. Ok. Datti un voto. 3,5 per la simpatia. 3, brava, io ti do anche 4 per la simpatia. Grazie. No, io vi do un 10 per la simpatia e un 3 per la cultura. Però simpaticissime. Vuoi salutare qualcuno tu? No. Tu? Michela. Ah, che è qua? Che bello, salutatevi a vicenda, va bene. E come ti chiami? Sofia. E dove sei? Tortona. Dove vai a scuola? Al piano, al classico. Ok, passo... microfono al presentatore. Ecco, cosa significa in italiano la sigla CRT dei display utilizzati fino agli inizi del XXI secolo, ormai diventati obsoleti? Cosa significa CRT in italiano?
posso sentire? Non lo so. È scaduto il tempo, è scaduto il tempo. Devo dire che le è uscita come prima domanda un argomento particolarmente difficile. CRT in italiano significa tubo a raggi catodici. Guarda, io sinceramente non lo sapevo. Però? Però non le dico niente perché comunque era difficile come domanda. Vero, sono d'accordo. È vero o falso che La ricerca di Dory è stato il film più visto al cinema nel 2015? Falso. No, vero. Allora, la prima che hai detto è falso e devo accettarti falso. No, è vero, cambio, è vero. Io l'ho visto tante volte, quindi è vero. Secondo me lui è Giro, mio fratello. Ciao fratello. Guarda un po' qual è la risposta. Falso. Quindi era giusto. È giusto falso, brava. Perché è stato il secondo più visto nella stagione 2016-2017. Come si chiama quel noto fenomeno ottico di oscuramento di tutto o di una parte del disco solare da parte della Luna visto dalla Terra? L'eclissi? No, aspetta, ripeto, non ho capito. Mi chiami Giovanni. Hai risposto. Ma non ho capito la domanda. Ma hai risposto. Lei mi ha detto eclissi, ormai ha risposto. La risposta corretta è eclissi! Allora, hai abbracciato lei e il microfono anche, sappi? C'era il microfono in mezzo. Cosa significa l'espressione in inglese I figured out? I figured out. Com'è che è scritto? I figured out. 3 secondi. Non lo so, sono fuori. Sono fuori. Leggi tu. Ciao. Ho capito, però non mi sa che non avevi capito la domanda e quindi perdi un'altra banana. Ciao vuol dire che non puoi più sbagliare. Brava, quindi ti devi arrangiare. In inglese qual è il contrario di the best? The worst. Lei mi dice in maniera molto sicura e tranquilla the worst e la risposta corretta è the worst. Allora, sta andando molto bene, devo dire, eh? Allora, ha pescato lui e ha detto di avere la mano buona. Potrebbe essere, sai perché? Perché qui dentro, in mezzo a centinaia di domande, c'è anche una banana e una scimmia. La banana ti porta in finale e la scimmia ti elimina. E lei ha pescato la scimmia. Vi do una notizia, che io in mano non ho una domanda. Hai una scimmia. Oppure una banana. No, aspetta un attimo, ve lo devo ancora dire, un attimino, non ho ancora detto niente. Allora, se c'è la banana... Vai dritta in finale, direttamente, ok? No, siamo eliminati. Se no? Siamo eliminati. Esatto. Io in mano ho una... Scimmia. Cosa? Scimmia. Una scimmia. Una scimmia. E se ne andarono così. Mi dispiace. Io ho appena saputo che questo ragazzo, che si chiama Simone, ha tutti 10 a scuola. È classico, quindi... Cosa vorresti dire? Vorrei dire che se vinco questo gioco faccio una scommessa con questo ragazzo qua. Sì. Mi rendo biondo come lui. Cosa ne pensi? Ma che è una scommessa molto alterante. E secondo me sarebbe molto bene biondo. Okay. Io non mi vedo, però comunque lui dice che biondo sto da Dio. Non ho capito se ti fai biondo, se vinci o se perdi. Se vinco mi faccio biondo. E se perdi? Se perde decide lui, cosa fa se perde? Se perde si fa rasare a zero da noi. Simone, di dove sei, quanti anni hai? Allora, vengo da Carbonara Scrivia, vicino a Tortona. Ho 15 anni e su Instagram mi chiamo Piccio per tutti gli amici. Ecco, infatti il pubblico fa anche un coro. Come si traduce in inglese insalata? Salad. Non puoi dirlo perché sennò lo elimini. Salad. Per fortuna l'avete detto all'unisono. La risposta corretta è salad. Bravo. Cosa significa la sigla IPS, ok, di un display? Via. IPS di un display. Chiamami Nemo. 5 secondi. Non mi viene in mente, no, non lo so. Banana.
Non lo so. Quindi hai giocato la banana. La risposta corretta è in plane switching. Sono ignorante. Ma era dura, questa era dura, era dura. Era di anch'io. Anch'io. Andiamo avanti, vai. Come si chiama il monte dove Mosè, secondo la tradizione, ricevette i 10? Dai. Neanche mi ha fatto finire la domanda. La risposta corretta è Sinai. Di che colore erano le 50 sfumature uscite al cinema nel 2018? Nel 2000 rosso. Lui mi dice rosso. L'hai visto quel film? Purtroppo no. La risposta corretta è rosso. È rosso, bravissimo. Di cosa si occupa il sito internet soundsblog.it? Soundsblog.it tratta di blog 5 secondi. Musica. Perché? Sounds. La risposta corretta è che soundsblog.it tratta tematiche di musicali. Musica, bravissimo! Qual è il marchio di prodotti per l'igiene orale, come i dentifrici, più acquistato al mondo? Via! Dentifrici tipo? Marchio? 4 secondi. Colgate, mentalità. Allora, lui mi ha detto come prima risposta Colgate, sparandola e a un secondo dalla fine. La risposta corretta è Colgate! Che botta di Non ho parole! E lo schiavo è uno di noi! In quale regione si trova la Torre di Pisa? Toscana, naturale, proprio lì, Toscana. La risposta corretta è Toscana. Toscana! Sì! Cos'è che devi fare? Sì! Chi ha diretto il film Mister Felicità? Via. Banana. Non la sai? Io proprio Mister Felicità tipo banana. O banana o... Mai giocato la banana. La risposta corretta era ed è, vieni qua vicino a me, Alessandro Siani. Non lo sapevamo. Non lo sapevi. Le stelle marine vivono in acque calde o fredde? Non puoi più sbagliare. Non puoi suggerire. Calde. Lui mi ha risposto calde. Hai detto calde. La risposta corretta, e siamo alla nona domanda, è... Cosa ti stai toccando? Il telefono perché suona. Ah, ok. La risposta corretta è... Calde! Sì! Di quale catena montuosa fanno parte le Dolomiti? Via. Le Dolomiti fanno parte degli... Quelli italiani in osso! Si chiamano... Allora, è scaduto il tempo. La risposta corretta era Alpi. La risposta corretta era Alpi. Perché se lo merita. Per il momento tutto da voi studio. Bravissimo. Ad una squadra all'Audax Orione, signori. Ecco, perfetto. Grazie mille. Grazie. Grazie. Sì. Dipende da te. Aiutami. Non posso aiutare. Sbrigate, le beccheremo sicuramente difficile. Io ti ho già vista, sei già passata la banana qui. Piero Pelù. Ma tu, ok, tu però non avevi partecipato. No, ero con lei al supporto. Fino a un risultato migliore. Però. Come ti chiami? Quanti anni hai? Da dove vieni? Allora, sono Sara, vengo da Volpedo e ho 16 anni. E sei accompagnata da? Matilde. Perché lei dovrebbe cavarsela meglio di quanto tu non abbia fatto in passato? Perché è molto più intelligente di me, ha una mente superiore. Una mente super? Superiore, ok. Andiamo a scoprire la mente superiore. Cosa significa la sigla DOP di un alimento? Dopante. Se tu su un formaggio
trovi scritto DOP vuol dire che quel formaggio è dopante. No, non lo so, c'è una banana. Ma ormai l'hai detto. Dopante. Cosa vuol dire? Dimmelo. Leggi tu. No, no. Denominazione d'origine protetta. E cosa ne sapevo io? Ma dai, è cultura generale. Dopante. Poi dopante. Secondo te ci vendono al supermercato la roba dopante? Hai detto che si vendeva al supermercato. Alimento. Come si chiama l'attuale presidente del Consiglio dei Ministri? Renzi. No, non lo so. Come Renzi? Non lo so. Dove sei stata negli ultimi mesi? A Volpedo. A Volpedo non arriva il segnale televisivo. No. Mi aiuti. Neanche internet. No. Niente, voi vi informate tramite cosa? Niente. Non vi informate. No. Giuseppe Conte. Ah, già. Cosa significa average in inglese? Via. Scritto average. Cinque secondi. Non la so. Ma non la so. Ah, non la so. Silenzio, proprio, cioè tipo nessun segnale. Ma chiedilo a lei. Average. Non lo so. Come la mettiamo? Allora, ve lo faccio leggere a voi. Vai, leggilo. Medio o media? Medio o media? Dai, ma dai. Allora, ascolta, vuoi salutare qualcuno? No. No, basta. Allora, non potete più scambiarvi in nessun modo, direi che... decretate ufficialmente. Mi ha obbligata, se non si era notata. Ah, perché l'hai obbligata? Perché lei ha obbligato me. Ah, ok, le hai ricambiato il favore. Esatto. Ho capito, vabbè, figuraccia. Va bene, grazie mille davvero, ragazze. Ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno con... Buonanotte. Buonanotte, esatto. Come ti chiami? Leonardo. E sei qua con? Carlo. Reddy. Reddy, che secondo te farà cosa il Banana Quiz? Schifo. Bene, ok. Anche secondo te? Ma no, perché no? Perché no cosa? Ma no, sono bravo io in queste cose. Sei bravo? Ok. Di dove sei, quanti anni hai? Sono di Riva Savano Terme e 16 anni ho. 16 anni? Che scuola fai? Scientifico. E allora? No, non c'entro un po'. Ah, ok, va bene, va bene. Allora, volevi shakerare, però devi fare molto piano. Anche un po' così. Anche un po' ok, bravo, soddisfatto? Pesco? Vai. Come si chiama il celebre bambino che si rifiuta di crescere trascorrendo il suo tempo sull'isola che non c'è? Non suggerire. No, sono in silenzio. Peter Pan. E la sigaretta? Peter Pan. Peter Pan è corretto! L'iPhone SE Special Edition, uscito nel 2016, ha lo stesso processore dell'iPhone 6S uscito nel 2015, sì o no? Un attimo. Sì. Lui mi dice sì. La risposta corretta è? Sì. Eh sì, bravissimo! Come si intitola l'album musicale di Gue Pequeño, arrivato al primo posto in classifica a luglio dello scorso anno? Via. Non suggerire. Io lo so. Lamborghini. Lui mi ha risposto Lamborghini. Dimmi. Santeria, dice lui. Andiamo a vedere. La risposta corretta non è nessuna delle due, è Gentleman. Sì. È vero. Come si chiama la moglie del calciatore, non suggerire, David Beckham? Una canzone, sì, quella è per sempre, per certe persone. 3 secondi. Vittorio Arnone. Come si chiama? Vittorio Arnone, non lo so. Vittorio Arnone. Non lo so. Ma sai che si chiama Victoria Beckham Adams? Quasi. C'eri quasi. Il nome del pianeta più vicino al Sole. Via. Sono ignoranti ste cose. 5 secondi. No, non è vero. 10, stai zitto. 3 secondi. Marte. No. Dai, ma Marte è qua sopra. Giove, Nettuno, non lo so. Dico io, qual è? Mercurio. Ma perché non hai giocato tu?
Perché io sono più intelligente, allora volevo tentare. Non è vero, non è Mercurio, ha ragione. È Mercurio? È Mercurio. Non puoi chiudere un occhio e fare un altro. No, ma che occhio vuoi che chiudo? Ma scusa, no, non è valido. Sei stato eliminato. Ma vuoi salutare qualcuno? Il professor Gelfi che lunedì mi fa l'esame. Ah, debito? Esame di riparazione, diciamo. Esame di riparazione, va bene, ok. Chiamiamolo così. In bocca al lupo. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Di dove sei? Di Casteggio. Ah, che bello. Quanti anni hai? 16. E sei qua perché? Perché mi ha obbligato lei. Dimmi come mai hai fatto questa cosa così brutta. Allora, in pratica è la sua ultima settimana qua, poi parte. Dove vai? In Canada. In Canada. Culo! No, non dire. A Vancouver, non a Vancouver. Ah, Vancouver, ok. Ascolta, che vai a fare in Canada? A studiare inglese, 6 mesi. Quanti anni hai? 16. E com'è possibile a 16 anni che parti e vai? Perché è per fare un'esperienza. Ah, ho capito. Quanti mesi starei via? 6. 6 mesi, ok. Un decalitro. Quanti litri sono? Via. Allora, 0,1. Lei mi ha detto 0,1. Lei dice sì, è giusta, è giusta. Brava, brava. La risposta corretta è 10. 10 litri. In che anno terminarono le missioni spaziali dello Space Shuttle? Via. 1972. La Madonna. No, forse 2003. Ha le idee un po' confuse perché mi è passata dagli anni 70 al 2003, quando in realtà la risposta corretta sai qual è? 2011. Esatto. Perdi una seconda banana. Cosa significa the worst in inglese? Via. Il peggiore. Vabbè, questa va in Canada, vuoi che non lo sappia? Il peggiore, brava! Gli esseri umani sulla Terra sono più o meno di 6 miliardi? Di più. Perché? Solo i cinesi sono 2 miliardi. Non c'è mica torto, devo dire. Sai in quanti siamo? Siamo più di 7 miliardi! Troppi! Ma brava! Dove vengono memorizzati i dati in un computer? Nella memoria. Oppure? Nell'hard disk. Lei mi ha risposto nell'hard disk. La risposta corretta è nell'hard disk. Bravo, l'informatico, eh. Ah, vedi. Qual è stato il primo singolo della cantautrice Avril Lavigne? Via. Oh signor, li ascoltavo, però adesso non più. Non lo so. To the moon and back. To the moon and back. Ma tu lo sai di che paese è Avril Lavigne? È inglese. No, è canadese. Davvero? Ma che incontro glielo chiedi? Esatto, e lei ti dirà che il suo singolo d'esordio si intitolava Complicated. È complicated. È un po' complicated la domanda, anche perché siamo nel 2002, quindi un po' di tempo fa. Ascolta, non hai vinto, però ti porterai Banana Quiz nel cuore in Canada. Meno male. Oh. Allora, dimmi com'è andata la tua amica. Secondo me Lunuz è stata molto brava. Poteva far meglio, però. Good. Mi sembra soddisfatta. Meno male. L'importante era comunque che lei fosse soddisfatta. Esatto. L'importante è partecipare. Brava. Quella di c***a l'ho fatta io. Esatto, che io frega lei, infatti. Ciao ragazze, grazie mille. Ciao. Agitato, ma ci sono. Sei agitato? No. Cosa ti agita? Perché ho poche ore di sonno. Precedente. Assolutamente. Che hai fatto ieri notte? E 4 ore fa ero in Trentino. Ah, che bello. Però sono... Bene. Eri con lei? No, da solo. Da solo, ok. Chi sei tu? Io sono una sua amica. Però noi due facciamo sempre tutto insieme, quindi mi ha convinto a partecipare. Perfetto, come ti chiami? Christian. Da dove vieni? Da Casteggio. E quanti anni hai? 17. Perfetto. Allora, cominciamo, so che lei vuole... rispondere. No, non puoi rispondere. Io mescolare. Vuole anche? La banana. Vuoi la banana? Sì, per vincere. Vuoi la banana? Ah, ok, va bene. Mese, giorno e anno in cui nacquero, non puoi suggerire, gli Stati Uniti d'America. Via. 4 giugno. 5 secondi. 4 giugno. 86.
4 giugno 86 di quale epoca? Cioè di quale... come si dice? Di quale secolo? No, 1786. 4 giugno 1786. Se voi suggerite lo eliminate. La risposta corretta è 4 luglio 1786? O 70? 76. Sei. Hai sbagliato. Cosa significa la sigla memoria RAM? Sta per Random Access Memory. Carichissimo. La sapevo anch'io questa. Ma siete sicuri? Vengono caricati i file temporanei. La risposta corretta è Random Access Memory. È corretto. Vabbè, qua gioco in casa. Vai, prossima. Quale calciatore francese alla finale dei mondiali 2006 diede una testata al difensore azzurro Marco Materazzi? Vado? Zinedine Zidane. Ed è Zinedine Zidane. Allora, forte fortuna. È vero, per adesso sì. Il perossido di idrogeno, o in formula chimica H2O2, è più comunemente noto come... Scusami Cinzia. 5 secondi. Prof di chimica. 4. Azoto. Azoto, dice lui. Vabbè, avevi ancora una banana, quindi se è sbagliata pazienza. La risposta corretta è acqua ossigenata. C'era. H2. O2. In effetti. Esatto. Quale fu il primo modello di iPhone ad abbandonare il jack per le cuffie? Via. iPhone 7. Lui mi ha detto, ma proprio... Perché è una fregatura. Quando lo metti sotto carica, dove cavolo ascolti la musica? Ma sai che sono d'accordo con te. E sai che la risposta è iPhone 7. Grazie. Ma qua... Oh, porca fortuna. In quale continente si trova lo stato dell'Algeria? Africa. Lui mi ha risposto Africa. Secondo te? Sì, è giusto. La risposta corretta è Africa. Oh, ma siamo troppo forti. Ma stiamo vincendo qui. Bisogna vedere, bisogna vedere. Mi devi dire, non suggerire, chi ha scritto l'equazione E uguale MC alla seconda. Via. Energia uguale massa per velocità della luce alla seconda. Albert Einstein. È la relatività. Ripetimi il cognome. Albert Einstein, che è Einstein. Albert Einstein! Di che colore è il laser utilizzato dai lettori DVD e CD per leggere i dati su questi ultimi? Via. Allora, non lo so, però rosso no di sicuro. Viene da dire blu. Non lo so, boh, la rischio. Perché questi sono i... Quindi se è sbagliata... Bravo, fai bene. Perché hai detto rosso, no? Oh, rosso, non lo so, boh, dipende dalla frequenza, non lo so. Blu, dico blu. La risposta corretta rosso. È rosso. È rosso. È rosso. Vabbè. E quindi sei stato per il momento eliminato. A chi vuoi dedicare questa partecipazione? Allora, soprattutto alla mia mental coach, perché mi ha motivato. Niente di meno che mental coach. Ma certo. Ma quanto ti paga? Niente. È gratis? Sì. Ti alleni per quando sarai più grande. Boh, non lo so. Sto capendo le domande. Sto capendo le domande. Però, vabbè, ok. Fa parte del quiz. Esatto, sei tranquillo. Ma mi batto le palle. No. Era quello che volevo fare. Hai capito tutto tu e ti stimo molto. Chi vuoi salutare a parte lei? Nessuno. Mia mamma e tutti i miei fratelli, mie sorelle. Ma quanti ne hai? Tantissimi. Che bello. Coco, di Secret Coco. E Secret Coco, seguitela. Su secretcoco.official. Mi raccomando. Inizia la pagina. Mi raccomando, fate ciao. 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 Sono circondato da tre baldi giovani che si chiamano Nicolò e Lorenzo. Ma soprattutto Federico. E perché soprattutto? Perché lui gioca. Lui deve dimostrare di essere un figo. E anche un grosso. Esatto, invece sei un
Ecco qua, che bello. Di dove sei? Tortona. E quanti anni hai? 17. Bene, secondo me andrai bene. Secondo me no. Hai la faccia da intelligente. Vabbè, uno che... No, davvero, davvero, no, 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 no. Perché fai così? Che non è molto intelligente. Ma qual è il nome del canale televisivo posizionato al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre? TV8. Io cosa avevo detto? Che intelligente! È TV8! Quanto è precisamente la risoluzione video a 4K di uno schermo? Via! Che cazzo? 5 secondi. Non lo so, 1000 qualcosa, 1060, non lo so, qualcosa. Vabbè, è finito il tempo. Perde la banana, venite di qua. Perde una banana. La risposta corretta era 3840 per 2160. Non lo so. Era facile. Lui ha detto che era facile. Sei 1080 però. Per 1920. Eh sì. Ok, no, 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 no. Andiamo avanti, hai ancora una banana, quindi tranquillo, vai. In chimica. No, no, no. Vai, va bene, vai. Qual è? Cosa? Faccio anche il chimico. Tra le tante cose. Sì, sì, sì. In chimica, qual è il simbolo che rappresenta l'elio? Via. L'elio? Guarda, non voglio dire una c***a, ma credo HE. Basta? HE. Ok. No? Lui mi dice HE. Penso di sì, non lo so. La risposta corretta è... Guardala tu. HE, giusto. HE! Allora, ci siamo. Sta giù, sta giù. Come si intitola il quinto album di Emma Marrone, uscito... Lo sa lui? È un fan di Emma Marrone? Fan, so... Qual è? Non dirlo, il quinto album di Emma Marrone uscito il 2 gennaio 2018. Via. Non lo so, non ascolta Emma Marrone. 5 secondi. 5 secondi, non lo so. Non lo so, non ho proprio idea. Non ascolta Emma Marrone. Non ascolti Emma Marrone, ma lui che è un fan di Emma Marrone lo sa. Qual è? Dai, dillo. Allora, so che la canzone è Isola. Bravo. Sì. L'album si chiama, aspetta, eh. Vale se la dice lui giusta. Vale se la dice lui giusta. Ah no, Inizia. Ce l'ho in playlist, posso prendere un attimo la playlist? Prendi la playlist. Un attimo, faccio velocissimo. Fai la telecronaca di quello che sta facendo. Ecco, ha aperto Spotify. Sta cercando Emma Marrone. Sì. Ed è... Essere qui. Perché c'è anche sapere. Mi parli piano, che è qua. Falla vedere. Senti, ma cantaci una canzone di Emma Marrone. No, dai, canta. Diciamo che le mie doti canore ci sono. No, dicevo che è anche molto intonato. E allora? Canto bene, ma non mi voglio prodigare questa sera per il film. Ma non chiedere a me, perché manco conosco la canzone. Comunque, era essere qui. Cosa significa scritto stutter? In inglese, stutter, via. Stutter? Non lo so, ho il debito di inglese, quindi... Stutter? Cioè, sai cosa vuol dire? Meling! Non ho mai idea, quindi... Ma veramente lo sai? Cosa significa? È un po' volgare da insulto. No. Io quindi. Sì, cosa capisci? Balbettare! Non lo so. Stutter vuol dire balbettare, ma ti pare, non lo so. Non è una parola comune balbettare. Ma noi ti pare che chiediamo cosa vuol dire om? Ah, non so. Non so l'italiano. Ma chi non conosce l'inglese a parte chi ha il debito? Io. Vabbè. Alla fine avevo ragione io e non è molto intelligente. Beh, lui è rimasto 4-4 qui dietro a dire ma tanto sbaglia, tanto... supporto morale. Esatto, ma che amici ti scegli? Ma è lui che ha detto facciamo. Ah, è tutta colpa tua. No, volevo dimostrare quanto Federico è ignorante. E noi abbiamo molto spesso bisogno di ignoranza. Grazie. E tu sei stato veramente un rappresentante straordinario. Fiero. Esatto. Ascolta, siete stati simpaticissimi. Sì. Ok. La cosa bella è che avete una possibilità, quella di salutare qualcuno. Allora salutiamo Pippo Quinto da casa. Sì. Che a casa che ci sta guardando. E il mental coach è Marci Bruno.
Ciao Marci Bruno, lui è zero. No, io non lo salutiamo. Lui lo salutiamo perché è interista. Ah, e gli interisti noi lì? Gli ci fanno schifo. Ecco, anche secondo te? Ma sicuro. Sicuro, perché? Perché voi ti fate? Milan. Sampdoria. Guarda, io ho la maglia della Samp a casa. Ma è la squadra più bella del mondo. Ma guarda, non dirmi niente, guarda. Io ho proprio la maglia della Samp. Confierei. Sono nato nel deserto del Sahara con la maglia della Samp. E allora, capisci? Meriti di vincere te il Banana Quiz. Esatto. Bravo, esatto. E quindi per chiudere, forza Genoa. Assolutamente, assolutamente. Esatto, forza Genoa, certo. Vedi com'è simpatico lui. Perché ha perso, sennò... Ciao! Grazie mille. Grazie a te, davvero, grazie a voi. Fate ciao tutti quanti. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ma penso di averti già visto. Semifinalista nel Banana Quiz Double. Niente di meno che ritorna. Ci proviamo di nuovo, dai, mi sono preparato un po' meglio. Allora, per chi non lo ricordasse, come ti chiami, da dove vieni, quanti anni hai? Allora, Bogdan Dumitru Gartu, vengo da Tortona e quest'anno ne ho 21 ormai. Niente di meno che 21 anni. Sì. E dall'alto dei tuoi 21 anni? Dall'alto dei miei 21 anni spero di fare bella figura. Dai, ci proviamo. Prima domanda, vai. Quanto fa 0 per 1, meno 0, più 1, più 1, più 0, meno 0? 2. La risposta corretta è 2! Ingegneria elettrotecnica. Ma che cervello c'è? In chimica, sì. NaCl, che cos'è? Cloruro di sodio, comunemente chiamato sale. Da cucina. Vabbè, io vado a casa. Sale da cucina, cloruro di sodio, bravo! Attenzione. Mi giro. Tu sai che qui dentro, in mezzo a centinaia di domande, le vedi? Sì, c'è la fortuna o la sfortuna. Che qua chiamiamo banana o scimmia. Io qui in mano non ho una domanda. Porca di copo. Bippate. Quindi potrebbe esserci o la banana o la scimmia. Ok. Vediamo se si sente. No, non si sente. Allora, io mi giro, lo fai vedere a loro e se esultano. So che... Bella idea, mi piace. Allora, non fate niente per il momento, Andiamo di qua, non fate niente. Anche voi la vedrete in anteprima. Tu non guardare, girati. Non fate niente, Ok. Allora, lui ha pescato una. Non fate niente, non dite niente. Non sento rumore. Allora, torniamo da lui. Al mio 3 reagite in base a quello che è stato pescato. 1, 2, 3. Scimmia, in mezzo a centinaia di domande. L'ho detto 30 secondi fa, con la fortuna che ho ne becco due e la terza esco. Non ho parole. Mi dispiace, sai perché? Perché tu è il secondo tentativo che fai. Lo so. Tu sei arrivato in semifinale. Sì, ma si può anche tagliare e andare avanti, no? Certo, sì, assolutamente, perché no? Mi dispiace, ti devo salutare, però puoi dedicare questa scimmia a qualcuno. Io la dedico a quella fantastica ragazza là. Perché proprio a lei? Perché è lei che mi fa venire la scimmia. Ah, sei tu che gli fai venire la scimmia, capito? Quindi. Ma aspetta, che cosa intende? Ma non lo so, non voglio saperlo. Come non vuoi sapere? Lo sappiamo più tardi magari. Lo sapranno più tardi. Torniamo da lui. Perché lo saprete più tardi? Dipende da tanti fattori. Tanti. Sì, soprattutto femminili. Soprattutto femminili. Non andiamo oltre, chiudiamo qua. Io ti ringrazio, è stato un piacere. Penso che avrai una nottata meravigliosa. Speriamo. Esatto. Stai tranquillo. Vabbè. Che succede? Ah no, niente, ok. Facciamo ciao. Qualcuno caricare. Vengono da noi. Facciamo ciao.
Ciao. Io sono rimasto solo sul letto, ma manca l'informazione più importante. Chi è il vincitore di questa puntata del Banana Quiz? Il vincitore è... Simone! Sì! Ci rivediamo ovviamente in finale. Con tutti gli altri invece ci rivediamo al Banana sabato 29 settembre per l'ultima puntata e ovviamente qualche giorno dopo su Instagram TV del Banana e sul canale Jab Media YouTube. Mi raccomando, seguite il Banana Quiz. Ciao a tutti!